E buonasera, se tutto va bene, perché stasera abbiamo qualche problemino tecnico. Buonasera Gogul, buonasera Just e buonasera Infame 47, che addirittura raida con sei utenti. Bentrovati, bentrovato Reginaldo Neglia, che commenta Masgusade. Sì, senza dubbio, mi sento di sottolinearlo. E buonasera anche a Brosim, e buonasera anche a Il Mischino, bentrovati, bentrovati a una nuova puntata di Tony Pizz gioca cose di cui non ricorda più una mazza. Nello specifico Super Metroid, che non tocca da penso almeno 15 anni, probabilmente. Per cui dovremmo esserci in realtà. Dovremmo esserci. Buonasera anche a Lorenzo. The last Metroid is in Era captivity. doppiata sta The parte? galaxy is at peace. Tutto a posto invece, mi dite audio, video, sonoro. Beh, io gioco sempre robe vecchie, cioè non è strano che io giochi roba vecchia. Look at that, sei in territorio ostile, non ti conviene parlare male di Metroid. Senti già come pompa la musica, senti come pompa il pippero. Tanto, cioè, le intro sono rimaste uguali, ho visto quella di Metroid Dread è la stessa, praticamente. Schermata fissa, testo. Qualche animazione ogni tanto. Si sente la musica del gioco? È un po' bassina, però non saprei neanche come alzarla in realtà. Ah, che carino. Grazie signorina Samus. Ne faremo buon uso. Le assicuro che non ce le avrà tra le scatole per i prossimi 30 anni. Stia serena. Buonasera come. In pratica ve la riassumo, lei vabbè, alla fine del gioco precedente trova questo Metroid, lo porta agli scienziati, ma non fa manco in tempo ad andarsene dalla stazione degli scienziati che succede questo. Arrivo, capta un messaggio di allarme e interviene. Allora, i comandi io dovrei averli sistemati più o meno. Ho perso un'eternità, tanto che ho rischiato di non farla sta live, perché c'è un problema di sincronizzazione video con RetroArch e credo il... Non so se tutte le console vecchie, per cui capitava che perdesse dei frame, cioè per dire quando sparavo un proiettile su tre non lo vedevi, cioè che non era esattamente il massimo della vita. Buonasera CPS, ben trovato. Quanto tempo? Si vede proprio che Switch non ce la fa. Come si fa a proporre una grafica così nel 2021? Senti che atmosfera, quasi silenzio, un lontano allarme e all'improvviso dei morti. Il Metroidino. Ma chi si vede? Au. Quante volte morirò e quante volte mi perderò in questo gioco. Au.
Ah, ma tu non c'avevi tipo altri attacchi? Ridley, no? No. Deciso di fare solo questo. Non sparavi pure il fuoco, tipo. Buonasera pure degli ACI, buonasera. Scoppia tutto. Va, qua c'è il mod 7 che si scatena con queste. Va. La potenza dei 16 bit, va. Ma intuisco che sparisca solo a noi Samus ogni tanto. Allora mi sa che è un problema di qui sopra. Che non so risolvere, però. Vi spariscono gli sprite? Durante il gioco? Ma sempre quando vengo colpito? E allora, raga, non so che fare. Potremmo doverci rinunciare, perché è un problema che non riesco a risolvere. Quando vengo colpito è normale, ma dovrebbe sfarfallare, non dovrebbe proprio sparire in realtà. Vediamo su Crateria, qui come cavolo si chiama. Cioè, se mi dite che perdo... cioè, i... questi li vedete tutti? Cioè, ad ogni colpo che sentite parte anche il proiettile? E allora non so che dirvi, raga. Non so come risolvere questa cosa. Ci ho sbattuto veramente la testa tutto il pomeriggio. E adesso a me è a posto. Ma evidentemente non è a posto con il... Aspettate un attimo. Me lo fa con tutti i core CPS. Li ho provati tutti. Facciamo un attimo una cosa. Perché non funziona questo adesso? Ok, perché c'è sta roba... è un problema dei monitor G-Sync, a quanto pare, che ovviamente non so perché. Faccio così, dal lato mio è tutto a posto, dal lato vostro evidentemente no. Ma giuro che non so come quagliarla. Perché le uniche opzioni sono queste, ve le faccio pure vedere ormai, tanto si è capito che stiamo emulando. Mi hanno detto di usare questa e di come si dice, e di tenere attivo questo. Sincronizza al frame rate esatto del contenuto, che sembra fatto apposta per avere G-Sync FreeSync, però non... E è apparso pure il ritardo, allora è un problema di OBS, ragazzi, non so che dirvi. Cioè, altri 5 minuti così e buonanotte, ci salutiamo e a mai più, perché non c'ho proprio voglia di... Non ho proprio la testa di perdere tempo dietro problemi tecnici stasera. Quindi adesso c'ho anche ritardo con la webcam. Però OBS non perde frame, manca a pagare oro. Quindi non so se è una roba nuova delle ultime versioni di sto cacchio di software o... Confermatemi intanto sta cosa della webcam in ritardo. Cioè off questo? Ma tu, innanzitutto partiamo dal audio anticipato rispetto al video. Perché mi odio OBS? Perché mi odio OBS? Datemi un secondo. Avevo risolto soltanto spegnendo e riavviando. Così? Cambiato qualcosa? Sempre in ritardo? So, devo riavviare OBS per la 40ª volta. Se tolgo questo, non so. Non so che dirvi, ragazzi. Cioè, non... Ma è lento tutto. Pure il cazzo di RetroArch è lento. Ma non torna più in gioco adesso. Premo F1 e non fa niente. Si è crashato proprio il core sotto.
Non mi ricordo che facevo io qua prima, riavviavo OBS proprio. Ora in teoria dovrei essere almeno sincronizzato con l'audio io e la webcam. Perché faccia sta cosa? Non lo so. Non lo faceva mai, adesso lo fa sempre. Confermatemi intanto sta cosa. Perfetto. Per quanto dura, finché dura però. Ma è proprio, cioè, si è proprio crashato tutto qua. Allora, adesso no. Allora, riconfermatemi sta cosa dei proiettili che non si vedono tutti. Posso provare a mettere a 60 Hz il monitor, non ho alternative. Cioè, non ho proprio altre idee io proprio per... Se non funziona questo, leviamo mano. Perché mi irrita, onestamente. Il pensiero di giocarci così. Infatti io la stavo per cancellarla sta live stasera, cioè. Perché non riuscivo a risolvere sto problema. Pure il gioco sembra ok. Non ha senso, però mi accontento, eh. Se è ok pure il gioco. Sì? Qualcun altro che conferma? Ci sono tutti? Vabbè, vado avanti. Calma, Samus. Devo farmi colpire da qualcosa, non c'è sta niente però. Non ci credo, non pensare che non ci abbia pensato, Ma non ci sono nemici qua ormai. So gioca proprio a sto coso, eh. Qua si poteva entrare? C'era una porta, no, era questa che avevo visto, ok. Abbiamo una mappa. Sto finalmente andando dove non dovrei, mi devo rifare tutta quella strada in salita dopo. Lo so benissimo, non mi ricordo niente di sto gioco. Era stata giusta? Fatto 7 milioni di segreti c'ha sto gioco, vabbè. Adesso vi è sparita Samus o sta solo sfarfallando? A voi vedo che sfarfalla di più però. Quindi abbiamo comunque il problema. A me è perfetto. Da voi sfarfalla a morte. Quindi abbiamo chiaramente un problema. Che però non so risolvere, quindi... Di non so, mi dovete dire voi. Non le metti ancora le bombe, no? Come funziona? Se non dà fastidio. Ah, ok. Però a me dà fastidio proprio mentalmente. Luca, non fare tanto il saputo che l'hai iniziato 2 giorni fa, quindi, e ti ricordi le cose. Sono 15 anni più o meno che non lo tocco sto gioco. E non sono manco sicuro di averlo finito all'epoca. Come funzionavano i missili in questo mo?
No, no. No, no. Con Select si usano i missili? Ma davvero fai? Santi Dio. Si vede che non c'avevano i dorsali, i grilletti. Tu non riuscivi manco a fare la... Vabbè, ma ricordavo sta cosa del due, di due volte giù, no? Lungi da me fare lo splendido su sta cosa. Buonasera, Cloud. Abbiamo dei problemini tecnici che non so risolvere, quindi... Dei problemi di aggiornamento video che non so risolvere, quindi... Se tu sei un esperto di core SNES RetroArch, perché noterai degli sfarfalli e dei frame mancanti in live. Che io non vedo, evidentemente voi sì però. Tipo adesso qua, vedi? Qua dovresti vedere sfarfallare più del dovuto. Finalmente la musichina. Oh, finalmente qualche nemico. Maledetti pirati spaziali. E finalmente la musica che ricordo. Dove sto andando, soprattutto? Sto tornando indietro? Devo risalire, posso riaprire quella porta viola sopra, sì. Quante volte cascherò qua prima di riuscire a salire? Beh, qua scemo io, assolutamente. Dammi la tua salute. Oh, se per voi va bene così, io mi faccio meno sangue amaro, vuol dire che perdo tempo un'altra volta. Ora vorrei provare a giocarci. Ma sei bravo, sei. Sei molto bravo, sei. Non vi aspettate prestazioni da speedrun qua, eh. Un ascensore ce lo potevate mettere però, possiamo dire. Lo possiamo dire. Dai, Samus, stesso. Ci metterò 6 anni a piare la mano. Yeee! Yeah. Allora, però prima di andare nella porta... Ah, pure loro stanno qua. Prima di andare nella porta... ma questi stavano tutti nascosti in un buco? Aspettavano che io trovassi il potere? Scontato l'allarme, sono liberati. Prima di andare qua, in quella rosa, c'era questa che bisognava entrare però. Con la pallina. Vabbè. No, a me fa piacere, però. Perché io quel problema video ce l'avevo dal vivo, cioè ce l'avevo giocando, perché ho fatto un po' di prove, ovviamente. E sono stato letteralmente, diciamo, il dopo cena fino a 5 minuti prima di iniziare a impazzirci dietro. E ho trovato una soluzione che funziona per me, che però evidentemente non corrisponde all'esito del... Perché c'è chiaramente una discrepanza tra il frame rate mio e quello di OBS, probabilmente. Comodissimo l'uso dei missili, però. Pure due dorsali, uno per sparare in alto e uno per sparare in basso, bisogna piarci un po' la mano, eh. Quante cose sono rimaste identiche? Perché poi giocando quelli dopo...
Ok. Io non capisco il significato di tutte le cose che vedo sulla mappa, però. Ah, mi pare che il puntino, cioè il quadratino, vuol dire che c'è un oggetto da prendere? Ti non piace lo sparignamale in generale? Quella cosa che spari ai muri, diciamo, distruttibili e ti esce il simbolino che ti fa capire cosa ti serve per andare avanti, c'era già in questo, l'hanno messo dopo. Tipo che ti esce la freccina per dire che devi sparare, devi fare la corsa, ti esce il simbolino della bomba e fatti ricordare che stai per la bomba. È una roba che c'era già in questo. Me lo ricordo in quello su GBA, tipo. Come si controlla qui? Vabbè, ma si vede che un po'... Che c'ha i suoi annetti, che gli vuoi dire? Però i controlli, oh... La roba scommetto che non si rompe con i misteri, no? A me invece sta cosa del tastino per switchare i missili un po'... Au! O peggio la morte che da vivi questo. È qua. Ma ci vogliono le mine. Ok. Che non abbiamo. Invece qua sotto, per non accusare quegli scansafatica di Nintendo, ma da questo a quelli successivi sono passati troppi anni, io mi sono dimenticato di farne di nuovo per 15 anni. Ah, ok, sì. Quindi qua dovrebbe esserci una cosa da prendere, se ho capito cosa voglio dire. Sì, ok. Ok, a posto. E se facessi così? No. Ma chiedo scusa, è legale? Quasi buona. Questo come dovrei evitarlo? C'è qualcuno? Oh, senza testa. San Giovanni decollato? Au! Niente? Questa sono tecniche avanzatissime che ovviamente non so fare. Ma quelli bravi... Stanno a fare i salti con le bombe e la Morph Ball. Qui non c'è niente. Non c'era niente da prendere lì. O magari non l'ho trovato semplicemente. Vuoi ricordarmi che qua bisogna salvare, sennò si muore male. Non ti regala niente questo.
L'astronave conta come punto di salvataggio, no? No? Sì. Metroid, a parte che non è quell'emulatore lì, ma non c'ho voglia di Metroid, dovrei comprarlo e non c'ho voglia adesso di comprarlo. Potrei recuperarlo in futuro. C'avevo voglia di riprovare di originale, diciamo, il... Di cui non ricordo assolutamente niente. Che gira già una favola, sì. Esatto. Non credo che si possa fare granché, però. Ok, ci abbiamo provato. Mi devo riconfigurare un po' un paio di tasti, però si può fare. Ne abbiamo i mezzi. Tipo la corsa su uno dei grilletti, magari. Perché dove spostare il dito dalla corsa allo sparo, per dire, non è praticissimo. C'è qualcosa qua, o semplicemente sto perdendo tempo? Sto perdendo tempo, vero? Almeno per ora sto perdendo tempo. Ci sarà sicuramente qualche buco apribile da qualche parte, però. Ma te non ti posso aprire con le bombe, magari? No, mi sa che non ti posso aprire, te. Oh, e quindi? Dove posso andare? Ah, devo proseguire di qua. Sbagliato lato. Devo andare a Brinstar. Il mischino. Grazie per il follow. Perdona la perdita di tempo per i problemi tecnici. Non è sempre così. Te lo possono assicurare in chat. Non ci piglierò mai la mano a sparare su e giù con sto coso, però. Vabbè. Quanto vi odio. Quindi di qua devo andare. Ah, giusto. Andiamo a Brinstar. Ma che ambienti, va. Che versi fanno? Ah, un energy tank mi sta proprio comodo questa. Super Metroid capolavoro, dopo l'uscita di 3D gli è venuta voglia di giocare giochi 2D, peccato che non è una Switch. Vabbè. Alcuni meritano sicuramente. Non ne ho giocati molti. Youth va molto meglio se ha Early Access, che sarebbe... Ah vabbè, grazie, perché non hanno ancora la vera... Vabbè, ma tanto dopo quanti giorni di ritardo rendono pubblica la versione, diciamo, per i Patreon? Ma tipo una settimana, due settimane. Cioè... Vabbè, ma non mi pare tanto. Allora, forse mi confondo con Cemu. Cemu erano più frequenti. Yuzu non ho idea, non lo sto seguendo, non lo seguo granché in realtà. Però dai, cioè alla fine ci sta, dai, col mazzo che si fanno e con la frequenza con cui aggiornano, che cacchio, dai. Se ne facessi un uso, diciamo, frequente, probabilmente l'avrei fatta la patronata. Ah sì? Ah sì? Vuoi missili in faccia voi tu, eh? Allora, qua secondo me... qualcosina... No? No? Vabbè. Save point? No, ma manco pochetti.
Infatti io sbaglierò sempre a premere la mappa perché il tasto della mappa in genere è l'altro. Anche qua però sembrerebbe una strada chiusa. Invulnerabili questi. Non si fa assolutamente niente sto cosa. Io ti ignoro. Ah, no, allora torniamo indietro. Mannaggia, c'era quella porta lì rosa che non abbiamo aperto. E non c'ho missili abbastanza, però devo ammazzare un paio di questi simpatici ragazzi qua. Magari meglio, eh. Mi potresti dare un missile per caso, no? Manco uno? Ok, due, ragazzi. Gentilissimo. Ci faccio la birra però così. Come non detto. Io non posso neanche ucciderli più questo, questi. È un problema. C'era qualcuno che mollava missili da questa parte. Ecco, per dire, qua c'è un pallino. Sto pallino che mi rappresenta l'oggetto che abbiamo preso. Ma continuo a segnarlo però. Ah, questi mollano. Ci servono 5 missili, ok. No, ce ne servono alcuni in più, ce ne servono 10. Ok. Sì, me ne servono 5 per ammazzare i simpatici nemici e... Ok. Quindi 10 non ne possiamo avere, giusto? Ma ce li facciamo bastare. Se non sparo a vuoto... Non morire lo stesso su emulare un gioco del 2010, su Switch del 2003. Ma tanto lo fanno uscire tra 10 anni uguale, non ti preoccupare. Di che stavate parlando? Ah, sempre di non morire. Te lo rivendono prima o poi, non è che... Tutti voi l'avete cacciato i missili, prima manco uno. Ma un po' vaffanculo, lo possiamo dire. Ne valeva la pena? No. C'è dell'angoscia. E del freddo. Ok. Giuro che non mi ricordo assolutamente nulla. Cos'è sto... visto coso? Ma ho abbastanza, come dire, l'idea che non ci posso fare niente al momento. Probabilmente bisognerà scendere in basso qui in qualche modo che non conosco. Infatti è aperto sotto, eh. Però mi serve qualcosa che non ho probabilmente. Magari non posso tirargli un missile nelle gengive a questi per qualche motivo che... Vabbè, abbiamo visto una cosa. Bel soprammobile, esatto. Abbiamo scoperto una cosa. Corri, Samus, corri. No, non voglio saperlo, non voglio saperlo. Ma no, no, questo non è un gioco in cui non escludo che prima o poi vi chiederò consigli, che non è. È una riscoperta parziale, come dire. È un'anima della riscoperta questa. Però se devo stare veramente 7 ore a girare a vuoto, potrei, come dire, potrei ricorrere all'aiuto da casa, non mi preoccupate.
È una all'anima della riscoperta, per essere precisi. Con la sonora però spacca ancora discreti culi, lo possiamo dire. Voi mi date i missili? Bravi. Va, manco sembra tutto calcolato, sembra che ti dai i missili qua che ti servono, qua. Manco ci avessero pensato, va. No, non è una blind run, è una... È un arterosclerosi run questo. Vabbè, è passato per un sacco di tempo. Ah, ma sei stronzo tu. Un sacchissimo di tempo. Ho giocato Tarrican, qualcosina di queste cose. L'avevano... Non è così facile perdersi? Mi fa piacere. Sono preso da rito. Io per esempio mi perdo molto di più in Hollow Knight. Hollow Knight però io ho quel fatto che poiché c'è è molto meno lineare, quindi a volte sbaglio strada, tra virgolette, ma non mi pesa più di tanto. Ah, ok, lì c'è un save poi. Però non mi sono mai perso granché in Hollow Knight, se devo essere onesto. Perché c'era sempre almeno un paio di posti dove potevo andare, ricordo, dove volevo andare. Oh, che aggressivo, oh, che aggressivo. Quindi qua si può salvare? No, qua si può salvare. Ma dai, il save point con la porta con i missili però. Buh. O te li ridà quando salvi, no? Manco po' cacchi. C'è la stazione di... Li ripristino lì per... Però che basso funky. Ah, qua c'è o missile o morte proprio. Ah, vedi, allora pure qua. Non so cosa sia questo coso, però chiaramente non ce l'ho. Cioè, non so cosa mi rappresenta, ma qualsiasi cosa sia non ce l'ho. Che palle, quattro missili. Vabbè, arriva lì, dammi un colpetto, allora. Chiedo scusa. Ah, questa è la stazione per ripristinarsi, fondate. Se ne escono di continuo. Non escono di continuo? Quindi? Adesso ne posso mollare di più? Thank you.
scemo io. Buonasera Timmy. Fatto un po'. E vabbè, però un secondo. Ma in base a cosa escono? A quale frequenza? Dai un altro. Ok. Devo uscire e rifare qua. Mi sa che mi serve la supercorsa lì, come cavolo si chiama, quindi forse non ci posso ancora venire. D'altro canto mi sa che c'è solo un oggettino dall'altra parte, quindi sì. Io ho più difficoltà a questo io, a ricordarmi poi le cose, no? A dire, ah, là c'era quella cosa, bisogna fare questo. Qua c'era quello, questo, io ho proprio problemi grossi. Infatti Hollow Knight io ci ho giocato quando è uscito, non c'erano le puntine. E un po' l'ho sofferta quella cosa. Fanno luce quei cosi, ma che figata è! Tutta abilità, eh! È tutta abilità questa. Ah, ok. C'è altro però qua, giusto? Almeno non c'è altro alla vista. Siamo 7000 segreti probabilmente. È buona la prima, la seconda. Vabbè, tu, a te ti posso anche... anche scassare. Qua stessa cosa di prima. Ma quanto li odio questi, quanto? Ce le avessi anche un po' rotte. La telecamera ogni tanto... Ah, vedi, qua serviva un'altra cosa che non so. Ok. O giù. In teoria su c'è meno roba, però non è detto che ci possiamo andare. Vediamo. Grazie.
qua non puoi non esserci un segreto, che cacchio. È tipo c'è proprio il disegnino. Ah, c'è una save room. Ok, non era manco un segreto. Vado a comprare quando sono arrivati Super Metroid dopo, ufficiale. No, ma è passato tanto di quel tempo che è come se lo fosse, Claudio. Ma almeno una decina d'anni, ma probabilmente pure qualcosa in più. E non sono sicuro di averlo finito all'epoca, tra l'altro. Sono di bellezza quelle. Mi stai dando un indizio? Tipo che devo usare i missili? Ma ti apri magari ogni tanto, fai qualcosa? Mancato, perfetto. E qua ci moriamo sicuro perché non ci sto capendo una mazza, però. Capire ogni quanto si apre. Ma sempre da quel lato lì, porca miseria. Ah, sapevo. Mi dovevo abbassare. È fastidioso l'amico, ha un colpo alla volta, se no ci divertiamo troppo, capite? Ah, piglio stesso, perfetto. Au! Però mi sta anche riempendo di salute, quindi non credo che sia un problemissimo. È musica di angoscia, però mi piace. Tipo film horror anni 70, però. Apriti. Ok, si è un po' arrabbiato l'amico. Solo perché non ti ha innaffiato tutte le volte che volevi, ste piante moderne. Ancora? E quante ne vuoi? E Carpenter la colonna sonora? Un po' sì, un po' sì. Molto di gran fascino. Ti apri, ti apri, ti apri. No! Sapevo che sbagliavo di uno. Ancora! Non è tanto. Poi si lamento delle fasi lunghe dei boss di oggi, oh. Buona mo. Ci muoio, chiaramente. A un passo alla meta, probabilmente ci morirò. Pensavo che si aprisse adesso lo stronzo. Ok, non ci sono morto. A meno che non abbia una seconda fase sul 6. Però vedo che si è essiccato tutto. E mi sta riempendo di salute. Ok.
Ah, avevo consumato il tank. Ok, meno male che l'avevo preso. Meno male che l'avevo preso. Ah, sì. Grazie. E la natura provvede anche nel mondo di Metroid. Dicevo io che non uscivo i nemici. Ah, trappolone! Stiamo precipitando, scusatemi. No. Stiamo tornando a Crateria. Questo è per aprire le porte gialle, no? Potete dirmelo questo. Tu non ti animi? All'anima? Degli mortacci, no? O verdi, non mi ricordo quali. Comunque le altre porte che abbiamo trovato che non riuscivamo ad aprire. Vediamo cosa dice qua. Il disegnino di Samus. Ok. Boh. Ok. Pure sta cosa è rimasta uguale nei giochi dopo, cioè, a parte la grafica. Ah, mia, ancora più complicato, ma devo doppio clic per cambiare da uno all'altro. Praticissimo proprio. Lo sapevo. Vabbè, lo scopriremo presto. Ah, sono due drop diversi, giustamente. Missile e super missile. Ah, ok, quasi capisci. Ah, guarda dove stiamo. Oh, ciccio. Fatto sprecare super missili, non ci fosse un domani. Mi aiuta l'amico tuo qua. C'è roba sotto? Mannaggia sto sistema però. Ah, altri missili. Qua c'è chiaramente qualcosa. No, però non volevo andare qua. Aspetta, 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 aspetta. Devo andare prima qua. Giusto, che qua è un'altra cosa, no? Sono sicuro che sia stata una buona idea, però. C'è un save point dei paraggi? No. C'è tutta un'area lunghissima, tra l'altro. Invece quella che stavamo andando di là era più segreta. Quindi... no. Torniamo dall'altro lato. Tu l'hai provato un 5-6 anni fa, ma l'hai droppato, non ti ricordi perché la difficoltà? Non lo so, onestamente, che io... non ricordo quanto diventi difficile. Vediamo che ci abbiamo qua, allora. Ah, ok, valeva la pena, dai. Ah! Così? Ma ti dà un sacco di roba subito! Un
po' sprecato con questo. Sei morto 20 volte un boss, Remola. Devi giocare Kena ad hard. Vedi che ti tempra. A voi vi odio con tutte le mie forze. Cioè, proprio con tutte le mie forze. Toh. Pure a voi un po', eh. Ora salvare non mi farebbe schifo, però. Au! Voglio vedere che c'è dall'altro lato prima di infognarmeli. Forse basta correre, ma non ne sono convinto. Ma è solo una scorciatoia per non fare sto pezzo. Mi pare strano. No. Ci devo andare per forza. Okay. Vogliamo ricordarlo così. YOLO! No, quell'ultimo boss è indifendibile, l'ho detto un sacco di volte. Poi ad hard, l'alta difficoltà magari di meno, però. Cioè. È comunque un discreto. È comunque pensato male, ecco. Cioè. E qua? No? Là c'è chiaramente un buco nel muro. Magari ci arrivi dall'altro lato. Lì su non possiamo andare, ci tocca scendere. Però lì si salvava, però. Metroid. Amico Metroid, lì si salvava. E soprattutto qua dentro come ci vado, in questo coso qua. Wall jump. Wall jump. Questo cos'è? Non è il coso caricato, no? No. O delle mine più buone, chissà. Qualcosa deve servire qua rotto qua. Non devo venire qua? Mi stai dicendo questo? Ah, no, forse sì. In questo gioco avere un dove andare, come dire, significa molto poco. Ok? Apprezzo anche questo. Avrei preferito poter salvare. Ma. Ho visto poco di Metroid Dread, ma una cosa che mi piace un po' meno nei Metroid più recenti è che parlano troppo, secondo me, rispetto alla media dei Metroid più vecchi. Cioè c'è sempre che no, vai al computer, c'è il computer che ti fa il pippone, fai questo, Samus, fai quell'altra. Sarà che sono un vecchio io, più invecchio e meno tollero le sequenze anime, le sequenze parlate troppo lunghe. Ma. Preferisco leggere io con la vecchiaia, cioè. Che guardare gente che parla. Sarò in minoranza, me ne rendo conto. C'è pure i GDR, tipo, che ne so, Pillars of Eternity. Quando me li doppiano, mi stressa di più che a leggere i testi. Sono l'unico? Sono l'unico, eh.
Non sono l'unico, grazie Tim. Ah, non sono vecchio. No, sono vecchio. Sono abbastanza vecchio. Ho un ricordo lontanissimo che se non qui un posto molto simile a questo si rompeva. Un passaggio di vetro di questi si rompeva. Potrei ricordare male e confondermi con un altro gioco, eh. Sono abbastanza sicuro che fosse Super Metroid. Ma dove cacchio stiamo andando però? Scusatemi. A Maridia? Ci dobbiamo andare per forza? Andrei prima a salvare se ci riusciamo. Anzi, a Norfair. Noi siamo a Maridia. No, aspetta. Se piglio l'ascensore vado a Norfair. Se vado a destra a Meridia. E c'è un boss lì? Ui, Albi, carissimo, buonasera. Zio, altrettanto carissimo, buonasera. Ma non ci posso andare. E invece sì, aspetta. Perché sento di aver fatto una cosa, di aver compiuto un grosso errore? Ah, non ci posso andare, ok, probabilmente. Mi serve il, come si chiama, il salto rotella girante, girevole. A meno che, ma non credo di poterci arrivare, che non c'ho tempo per dare in corsa qua, se no ci provare. Lo screw attack, come cavolo si chiama? Cioè quel. Il trottolino amoroso. Ecco, così, chiamiamolo così. Qui dobbiamo scendere giù. Mi ero fatto il pensiero di andare lì, e invece no. È AM2R? È Super Metroid, non so cosa sia AM2R. Salvataggio. No, no, caldo, caldo e morte, caldo e morte. Non ho i missili però qua, mannaggia. Porta gialla arancione che non so manco come si apre, non benissimo. Salvataggio. Caldo e morte. Salvataggio. Remake amatoriale del 2, no, 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 è Super Metroid. Super Metroid. Allora. Ah, se voglio la mappa del resto, m'attacco? Sì? Ok, m'attacco. Ma basta che me lo dite che mi devo attaccare, m'attacco. Non è che faccio proteste. Qua giù invece che mi serve? Ah no, posso andarci. Ma di qua invece? Meno male che ci sono venuto. Santi Dio. Anzi, salverei proprio io adesso. Ma qua? Ah, pure. Ah. Ho fatto scherzone? Ho fatto scherzone, perfetto. Me vado di qua. No, l'ho visto, lo voglio. Non lo posso prendere, mi serve, che ne so, il super salto lì, come cavolo si chiama. Ok. Che giro mi farei fare adesso, maledetto Metroid, per tornare lì? Eh? Non mi stare mica già dando quello che penso che tu mi voglia dare.
grazie. Ah, invece sì. Il super salto. Non mi ricordavo assolutamente che ti desse un sacco di potenziamenti così in fretta sto gioco. Ah, quindi poi potevo andare lì dove volevo andare prima, mannaggia. Che però ci sono dei missili che andare a prendere così. Di giustezza. Che però non mi. Ah, me ne da 5, ok. Troppa grazia, tanto andò. Io non serve a niente. Ah, qua dove sono venuto io, ok. Ci sono venuto prima, ok. Pensavo di essermi perso qualcosa. Però questa non capisco come si apre. Quindi forse devo andarci. Mi sfugge qualcosa. Che non si apre con questo. Quindi da dove devo proseguire? Scusatemi. C'era un giù da qualche parte. Tipo qua. No. Di qua mi sono perso qualche via, no? Però non si andava da nessuna parte, no? Qua si salta, no? Che vuoi da me, amico Metroid? Mettiamoci così che più. Mi sfugge un modo in cui posso aprire quella porta. Sti cosariello mi danno un super missile? Forse? Cosariello mi dai un super missile? Ma ha fatto pure il dito meglio, l'ho visto, eh. L'ho visto proprio, me l'ha fatto. Sto pilone? Ah! Ah, semplicemente devi avere un tempo quando sei chiusa. Ho capito, vabbè. Non ho capito in realtà, ma va bene lo stesso. Aspetta, dov'è che potevo salire quindi? Non sono salito prima? Ah, è da tutt'altra parte. Proseguiamo qua, dai. Senza che torniamo indietro. La cosa che non riesco a fare, boh, manco se mi pagano, è questo. Cioè, saltare, ma poi sparare dritto in basso così. Abbiamo una scelta, andiamo a destra o scendiamo giù? Proviamo a destra? Ok, non sto morendo bruciata, quindi... Oh, calma ciccio! Ci riproviamo, eh. Che arroganza sti cose. Ma tipo che non si distruggono? Sono invulnerabili? Ma che rumore fanno? Ma mi spiace di ucciderli però così. Pigolano praticamente. Ok, qua non posso fare niente. Ok, ci arrivi dall'altro lato, credo sia l'idea. Correndo dall'altro lato. Ma fanno pio pio. Andate qua, ok, c'è poco da... Santa polenta quanto fa male. Tanto in sto gioco quando salvi non ti dà la salute. Che è una cosa che invece l'amico Igarashi quando ha fatto Symphony of the Night ha preferito. Ma torna indietro fondamentalmente. Siamo venuti a prendere i super stivali qua. Okay.
I scocchi a zero. Qua ci siamo stati? No. Non so se sono abbastanza saporiti da mangiare questi. Ce la faremo mai in tempo comunque. Invece sì. Corri, Sam. Ok, devo farlo due volte. Mi sono arreso a un certo punto. Beh, ci deve essere un buco da qualche parte. Non ci ho creduto. Ah, ok, non ce la posso fare. Ok. Mi serve la supercorsa, immagino, ok. Vabbè, è stata una bella sortita qui in Sarchiaponia e torniamo dove stava. Così me la sto proprio godendo, senza troppi patemi di andare in un posto preciso. Allora, qua perché ci eravamo fermati? Ah, qua c'era da fare il salto, effettivamente. Così come qua, tra l'altro. Io andrei di là, invece, andrei sopra. Perché lì sembra che si riagganci poi a Crateria, quindi poi chiudiamo quel loop lì e poi proseguiamo qui, che c'è pure un boss. Quindi... Qua non potevo fare una mazza, era più avanti, quindi era dopo sta stanza qua. Oh, mi scordo sempre. Porca la... maledetti loro. Stiamo andando bene, no? Sì. Quel pallino rosso sulla mappa? Qui? Era il refill? C'ha quel simbolino lì? Oh. Capirai, 5 punti di energia. Ne è valsa proprio la pena. Ah, ma qua come torno? Ma su questi ci posso stare sopra? Non mi ricordo. No, li devi congelare prima, tipo. Ah, quindi col cacchio, devo proseguire forza dall'altra parte. Che delusione, ci stavo credendo. Mi ero fatto tutti i piani, prima di là, poi di qua, niente. Samus, però, aiutiamoci ad aiutarci. Devo correre per forza. Ah, non l'ho visto a voi, cazzo. Quanto fanno male. Avevi l'amica, beh, sì. Pure io. Ma voi non vi posso chiavare un missile nei denti, tipo, no? Lo prendo però no. Ma ti dirò, io invece non ho mai avuto questo desiderio di console, probabilmente anche perché nessuno dei miei amici aveva console. Tutti i miei amici avevano tutti Color 64 o l'Amiga, cioè. Le prime console che ho avuto nel circondario amichevole, diciamo, è stata la PS1. Ho sbagliato, non devo pigliare l'ascensore, scusate. È stata PS1. Per cui non ho mai avuto proprio, come dire, rapporti con le console.
Continua a non averceli in realtà, però diciamo, nel corso degli anni qualcosa c'è stato. Qualche, come dire, frequentazione c'è stata. Ok, quindi adesso io posso andare qua però. No, ma da qua sì però. Cosa puoi andare mai storto in un posto che ti fa, che si propone così qua? Cosa mai può andare storto? Magari togliamo i missili. Devo pure spicciare a venire, devo. Davvero? Davvero fai? Ah no. Però lì c'è un oggetto, non mi devi fare semplicemente in fretta. Vediamo. Adesso ho capito. Se ho capito la dance. Molto accogliente. No, non si può proprio passare. Okay. O non devi pigliare danni? Può essere, addirittura. Ma prima non li ho presi, credo. Vai, fa un altro tentativo. Non ho capito se si chiude, se è aperta quando entri oppure no, mannaggia. Devo capire solo questo. Sembrerebbe di no. Oh, non lo so, però vabbè. Ti ammazzo tutti. Ha qualche utilità? Vabbè, come hanno detto. Però qui da non molto lontano si salvano. Ah, voi vi odio, eh. E a buon motivo pure vi odio, porca miseria. Come si evitano, porca zozza? Un intero energy tank ho buttato. Almeno qua si salva, cacchio. Che non mi cura, però almeno. Magari troviamo qualche nemico che molla energia qua, perché sennò. Cacchi amari, eh. Riesco a fregarli da lontano, eh. La risposta è no. Molto peggio di prima, ok, come non detto. Vabbè, non abbiamo ancora visto questa scena tristissima. In cui si vede la povera Samus. Indisabillé. Ok, ma io da qua dove vado però? Scusate, come scendo lì sotto? Qua? C'è qualcosa qua? E abbiamo un problema comunque, Houston, è che io devo capire dove andiamo. E mi devo sorbire questo. Si fanno niente. Ho qualche problema proprio a capire cosa vuoi da me qui.
Altrimenti, boh, dove devo andare? Devo tornare tipo qua a sinistra, devo andare. Non ho capito che c'è lì, però. Cominciano ad esserci i momenti in cui devi capire la strada, mi sa. Che qua riesco a salire, ma di qua dove si prosegue, però? Niente, questi li odio con tutte le mie forze. Voglio il contrattacco di Metroid Dread contro questi. Voglio il contrattacco di Metroid Dread. Allora, fammi capire un attimo la mappa. Secondo la mappa. Nella stanza di dopo, o quella o un poco prima, cioè, devo ammazzare sti stronzi fondamentalmente. Cioè, e capire dove andare. Ma è un dito nel sedere, cioè. Sì, ce ne sono tipo 40 poi in questa stanza soltanto, hanno deciso di. Io ho salvato nel posto peggiore possibile, probabilmente. Un po' di salute, grazie. Aspetta, questo è questo. No, pure! Pure! Quatara. È rotto chiaramente lì. Va la narrazione ambientale! Però mi devi dare un nemico che mi dà un po' di salute, però. Che io non posso andare a un boss così. E quanti so... Figlio mio, che dici? Ah, ma non è un nemico. È tipo l'aria così. Ma è... Ah, ma... Ma cosa cazzo sei tu? A parte quello che mi ucciderà adesso, perché non... Mi hanno salvato nel posto peggiore in assoluto, signori miei. Cioè, lui è il boss, fondamentalmente. Ma è... A parte che è orribile. Siamo inguaiati, perché se non riesco a recuperare salute... Dobbiamo ripartire sempre da qui. Devo tornare nella stanza dopo in qualche modo e farmarmi un po' di quei specie di granchietti nella stanza prima. Tornare qui a salvare con più salute e proseguire, che sennò diventa uno strazio. Pensavo finissero quei cacchio di punte lì, pensavo fosse uno di quei... Di quelle specie di bulbi spinosi lì, no? Invece è proprio lui. È battuto suo cugino, ma sono sempre gli stessi i boss di Metroid, pure questo. È un po' come Super Mario, è una compagnia di giro, sono sempre gli stessi quattro amici al bar. Ah, però così, aspetta. Quasi. Ok, quasi, molto quasi. Ah, intelligenza con... che sconfigge la bestia. Ancora un altro, cazzo. Quasi, quasi, quasi. E vaffanculo, che altra cosa pure. Allora. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' di salute qua. No, e a non perderla dopo, soprattutto. Non voglio missili, voglio un po' di salute, per favore. Un po' di più, no? Ce l'abbiamo? Non me la merito.
Basta questi missili. Che mi torneranno utili col boss, probabilmente. Però. Facciamo notte però così, eh. Nettamente notte. Super missile, grazie, utilissimo. Sono meglio quegli altri di là, però sono un dito nel sedere, eh. Da gestire. Basta missili, porca miseria. Niente. Solo missili. Faccio un ultimo giro, poi riprovo con gli amici di là. Si è sprecato pure lui. Vabbè, non mi avete dato una minchia però. Cioè, detto proprio. Ho solo perso salute di nuovo. Però li salverei almeno. Siamo messi una forse una frazione meglio di come stavamo. Dai, dobbiamo andare avanti e indietro qua. C'è poco da fare. Almeno un serbatoio intero ci serve. Guarda sto stronzo. Ti posso odiare? Tutti e due? Ok, 71. Momenti di giocabilità estrema. Solo grandi emozioni. Ok. Però abbiamo finito i missili. Punto da capo, rimortacci tua. Ciò posso fare. E non mi ha dato manco un missile. Santi Dio. Ho 20 salute in più. Ci sono andato a perdere comunque facendo sta cosa. Senza missile è uno sperpetuo proprio. Fanno pure malissimo sti maledetti, tra l'altro. Rispetto agli altri nemici. I bei giochi di una volta. Ah, però un po' pirla pure io. Potrei caricare il colpo, eh. Almeno per il primo qui. Potrei anche colpirlo, credo che sia una mia prerogativa. Poterli colpire, certo, certo. Si fanno niente, vero?
Oh, però mi fanno un sacco di danni. Mi sembra giusto. Io lì sotto, senza almeno un serbatoio pieno, non ci torno, cioè, ma manco pagando. Manco pagato. Cioè. Ho trovato giusto il modo per fregare sti maledetti senza morire ogni volta, ma è difficile, che quando comincio a fare l'attacco in piccata non c'è modo di evitarli proprio. Devi cercare fondamentalmente di... Non mi ha mollato niente, tra l'altro. Di farli cascare a terra così, però se ne arriva più di uno è un problema. Quelli mi davano i miss, poi ci devo arrivare dall'altra parte, è sempre quello il problema. Vorrei evitarla il più possibile sta zona. A me la salute serve più che i miss. Terra, porca miss, niente, oh! Si può fare sta storia. Mo com'è che sono diventati buonissimi questi con la salute? Fammi capire. Che prima non mi davano nulla. Il gioco sa quando stai per morire, probabilmente. E si regola di conseguenza. Che questi mo mi stanno riempendo di salute. Mo arrivi a 61 e la smettono, secondo me. È tipo lo spartiacque, secondo me, 61. Buonanotte, dimmi, buonanotte. Vedi, un 5 ogni tanto mi danno per beneficenze. Ma sarà tornata dall'altra parte senza morire, senza piare 5 milioni di danni. Siamo tornati al secondo serbatoio, attenzione. Ottimismo, ottimismo. È impietosito? No, ha smesso. No, non volevo uscire, vabbè, è uguale. Anzi, conviene in realtà fare solo sti due sopra e poi uscire e rientrare senza che ti fai quello giù. Perdi più tempo. Si fa prima così. Laddove prima comunque vuol dire un sacco di tempo. Grazie. Basta missili maledetti. Però almeno possiamo usarli per sopravvivere probabilmente a quella fase lì. Che fastidio, che fastidio. Dai, su un'altra di queste palloccelle grosse ci proviamo, dai.
No, manco una. Ah, ma io ho tre cose, giusto? Posso riempire ancora un'altra. Ricordo il formaggio che facevo in dono storico che dovevo portare lì a livello 99, vabbè, no, quello manco. Mai nella vita proprio. Qui c'è uno scopo e mi sto già rompendo le scatole. E ne farei volentieri a meno. Altro che aspettare gli ascensori. Ok. Ah, non potevo pure andare adesso, vabbè. È buono così, dai, vediamo di... Eppure hanno vinto loro, porca... Eppure hanno vinto loro, porca mia, non c'è posto fa con sti cose. Non capisco come evitarli. Ah boh, ci proviamo così. È comunque molto meglio di prima. Ah, dobbiamo rifarlo di nuovo, perché ovviamente mo dobbiamo fare il buco nel pavimento. E questi qua non ci devono stare tra le scatole. Santi Dio. Ma ce n'è un altro? No, potevate mollarmi un missile, uno. Non chiedo troppo. No, eh. Non era un boss. Ho questo sospetto che non fosse un boss. E qua è il boss, vita. E qua ti puoi pure curare. Vabbè, sono scemo io allora. Qua c'è la fabbrica delle cure. Mannaggia a me. Perché ho dubitato di te, Metroid. Non avrei dovuto. Non avrei mai dovuto dubitare di te, Metroid. Che cosa mi... Cosa? Cosa? Cosa mi fa da faceva danno lì, scusate? Le punte? Ma che animazione è? Orribile proprio. Ah, ma che... Ma pure le porte si rivoltano contro. Sta fatica per entrare dal boss. Però lo posso dire che l'hitbox di quelle punte è atroce, cioè. Ah, ma ho capito chi sei tu, è il papà del tizio di prima. Pregato i misteri. Ti sto facendo qualcosa? No? Non lo capisco. Non sono convinto di stargli colpendo, sapete? Dai, Samus, sto guardando avanti verso il boss, non guardavo dove andava.
Sì. Non so, non sono convinto di stare sortendo il minimo effetto. A meno che non sia la lucina dell'occhio che si accende ogni tanto. Però non dovrebbe diventare più scuro man mano che piglia danni? Servono i missili, vero qua? Devo venirci quei missili, vero? E vaffanculo. Aspe, ma forse... Non mi pare sia cambiato granché. Vabbè, ci siamo arrivati con ritardo, ma ci siamo arrivati. Pure devi aprire la bocca, magari. È scomodissimo per tenere... Ok, bisogna usare l'hyper beam per colpirlo. I controlli non mi fanno sempre impazzire, che devo tenere premuto un tasto per caricare il colpo, un altro per saltare. Ah, ma ogni volta devo rischiare di morire con sti cosi però. Che palle. Cioè, veramente scomodissimo. Altro che From Software qua, oh. Ogni volta che devo aiutare al boss devo fare sta manfrina. Ok, almeno non ci ho persi i missili. Allora, qua abbiamo questi che devo colpire forza con i missili. Se mi dessero un po' di salute pure, quasi quasi, che vi dico. Ah no, ma c'è dopo il rifornimento. C'è il refill dopo. Dimenticavo. Ah, giusto, lui pure rimane ogni volta. Lo puoi tankare inesorabilmente, non c'è bisogno. ¿25 o 20? Qual è? 25, mi sa. Non credo 30. No, ok. Ah, cazzo, i missili. Ma quante cose devo pensare? Ne pentirò, però. Ma rifacciamo. Voglio sperare che la porta non si rimpingui.
I misteri saranno buoni, però, che cacchio. Bisogna colpirlo nella bocca, però. Proviamo con un mistero in bocca. In mancanza di colpo caricato, dico. E vabbè, proprio modo di fare sti cacchio di... Che misteri buoni. Carica. Ah, così, in fase 2. E colpiamolo, bro. No! Le punte fanno malissimo più che il resto. Lo sei preso il super missile nei denti, sì? Ah, ma quanto è complicato colpirlo col colpo che ha caricato, però, eh. È complicatissimo. Ma sti cose ti possono distruggere, mi danno dei missili? Sì, però... No! Ah, porca miseria! Ci avevo creduto, ci avevo. Ah. È scomodissimo però, no? Da colpire. Cioè c'ha le finestre di fastidiosissime. Con la mano che alza e basta che si copre. Lui che è già fastidioso di suo. È molto irritante, simpaticone qua. Ah, giusto. Mi sono scordato di sti stronzi. Ah, mannaggia. È tipo lo scherzone che ti fa il gioco, cioè fa pensare che questo era tipo un nemico difficile e poi arriva il papà. Thank you.
Ci moriamo? Che dici? Grazie. Simpatia, eh. E dai, cazzo! Niente. Ma perché sto salto lungo? Samus? Chi te l'ha chiesto? Vabbè. Vabbè. Lo sopporto qui. Lo posso reggere qui. Però la musica... Pensavo che ci volesse un po' di tempo in più. E basta con sti cose che ti pari i missili, però. Ma quanto ti odio? Apri sta cazzo di bocca! Dobbiamo fermare qualche missile. Uno in più magari. Cosa? E manco lui il boss, tutta sta monnezza in giro qua. Dammi tutto. Questo deve essere la riassunto, quella per resistere al caldo, questa? Forse? È rossa. Non mi dice che fa, però è bellissimo. Che ai tempi probabilmente dovevi leggerlo sul manuale del gioco, dovevi leggerlo. Probabilmente. C'era il prospettino con tutte le tute di Samus, probabilmente. Tra qui anche questo. Immagino sia quella per resistere al caldo. Senza alcuna remora morale proprio. Ok, magari meglio. Ci siamo visti. Ah, ma è tornato pure lui?
Ah, così va, ammazzo. Ma guarda, senza alcuna remora proprio. Ma non mi sento minimamente in colpa. Qualcun altro? Ma rimangono là questi, mo. Allora, mi avete colpito comunque. Vi dichiaro vincitore immoriale. Poi vado a salvarlo, eh. Ma senza alcuno senza pietà proprio. Ora si è fatta, ne ho fatto pochino, dai. Però comincio a essere un po' stanco. Mi sono scordato. Vabbè, però colpiamo qualcuno pure ogni tanto, Samus, con quei missili, eh. Non mi pare una pretesa un po' eccessiva da parte mia, eh. Ora si apre questa, per qualche motivo che mi sfugge. È la faccia del cacchio e danni che fanno questi, no? Pio, 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 pio. Ma vedi, va a morire ammazzato, però. Soprattutto che ci sono venuto a fare, però. Ah, dentro i muri pure, alla grande proprio. È l'equivalente dei polli nei muri di Castlevania, questi. Ah, però minchia, la faccia del cacchio. Ok, è valsa la pena. Un Gigi tanco qua, un energy tanco. Di giustezza. Ah, lì. Perfetto. Allora, l'alternativa è scendere giù e tornare lì dove c'era il caldo caldissimo, mi sa, che è l'unica cosa. Perché io lì su non so perché non potessi salire, non mi ricordo. C'era un qualcosa che me lo impediva. Ah sì, c'era una parte altissima da saltare e non posso saltare, quindi devo tornare al nostro Norfeo. Morfeo e infognarmi nel caldo, credo. I bei giochi di una volta non fa in tempo ad entrare in una stanza che ti salta una cosa. Super Meteore sta a farti sentire amato, ecco. C'era un salvismo? Qua a destra perché non siamo andati prima? Ah, c'era da fare la super corsa. Era qua il caldo caldissimo, vero? Capiamo se qua è la tuta giusta. È chiaramente la tuta giusta. Però sono stronzo io, è ufficiale. Che adesso come risalgo sopra? Da qua? Oh! Ciccio mio. Madonna, sono diventati carogne i nemici. Pure i salti sono diventati carogne. Voglio salvare prima, capito? Oh, signore. Ok. Salviamo prima. Credo di meritarmelo. Era qua, no? Sì. Va lì sotto invece? Ah no, serviva qualcosa che non avevamo, giusto? Allora, adesso non mi ricordo assolutamente perché non potessimo proseguire, però.
Qua invece. Una tonnellata di roba. Porca miseria. In teoria si continua pure di lato di qua in qualche modo, ma non saprei come. Ah, ok, bisogna farci il giro. Ok. Vabbè. C'era un motivo, eh. No, qua dove si salva, ho sbagliato. Lo potete dire. Scemo io. Ora facciamola meglio sta cosa. Non fa niente. Che tuta o no, io credo che la lava non sia una buona idea a prescindere. Ma morire? Serve un supermissile qua però. Devo starmi a cercare finché me ne mollano uno? Ma molli tu? Meno male che non l'avrei mai preso quello. Mi serve un missile, signora. Anche un po' di salute non mi farebbe schifo in realtà. No, Samus, perché? Perché queste diagonali che non ti ho chiesto? Riesco a pigliarlo, ecco, sapevo. Ci avrei scommesso quello che volevo. Al prossimo save stacchiamo, dai. Probabilmente alla prossima morte. Che miseria quanto è difficile sto pezzo. I cavallucci marini della lava qua.
Ah, non si fanno manco un cazzo? Coi missili devo ammazzarli questi. Ma davvero fai? Mi sembra un po' eccessivo. Wow! La psichedelia portami via qua. Dai, tu qua mi fai salvare. O mi fai un rifullino, mi fai salvare. Ok, direi che possiamo staccare. Vabbè, dai. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico, ma un paio d'orette ce le siamo fatte. Io sono cotto come una cosa cotta, quindi ce lo portiamo avanti domenica prossima, dai. Se vi va. Magari riesco pure a capire come risolvere il fatto che comunque a voi qualche frame vi... Ah, ma se... Ma potevate dirmelo però, non me l'ha detto nessuno da un'ora. Io mi sono stato un'ora io. Abbiamo giocato senza la... l'overlay. Porca miseria. Un'ora. Un'ora e mezza in realtà. Almeno. Da quando sono passato al monitor per fare le prove con l'emulatore. Ci ho perso tempo io a fare sta manfrina qua sopra. Che... Ecco perché uno non potrà mai fare lo streamer professionista. Vedi? Santa maledizione. Vabbè, bella gente. Cosa? Beh, ho fatto partire una cosa che non si è manco vista. Aspettate un secondo. Bella prova. Direi domenica prossima, se tutto va bene, andiamo avanti con questo. Domani io andrei avanti un po' con Tormented Soul, anche se io non ho avuto proprio modo di studiarmi quell'enigma lì. Se c'ho tempo domani me lo guardo un po', perché per non stare 7 ore in live a studiare come si dice, registratori di cassa, strani numeretti e cose del genere. Andiamo a salutare Uomo che sapeva troppo, dai, che è un po' che non lo salutiamo. Siete in 8. Sta giocando Crash Bandicoot, quindi potete andarlo a insultare. Perché non mi pare ci sia grosso apprezzamento sul gioco. Ma... E con me ci becchiamo domani, salvo problemi. Sono un po'... Siamo un po' sempre con l'acqua alla gola col lavoro, ma ne usciamo vivi. Ciao belli!